Adesso questi momenti saranno vissuti da tutti, perché qui si manterranno fino a stasera. Sicuramente resteranno finché tutti non sono entrati, anche se per due minuti debbono entrare per una preghiera veloce, ma debbono esserci, ecco. Ritorniamo a quello che dicevo prima, il senso del ci sono, il senso dell'appartenenza. Sono venuto, sono entrato nel tempio della mia Madonna. E senti, questo è bello. Ma riesci a immaginare quello che era 100 anni fa? Io ho visto delle foto di... Sì, l'ho vista pure io, ce l'ho pure a casa, quella del 1903 per esempio. Certo. E ce l'ho a casa, quindi non chiaramente una copia, non ho l'originale. Ma questo ci dimostra un fatto, vedi, l'amore, che sono passati 100 anni, ma è sempre la stessa cosa. È la scena che abbiamo, dicevo prima, già vista. È una scena nuova, ma che non è mai cambiata. E questo non cambiare è il segno della tradizione. E adesso io ridò il microfono alla direttrice, racconteremo ancora e faremo parlare qualcuno che... Fate parlare qualcuno. Allora, Aurea, a te. Grazie Piero, dopo questa telecronaca così appassionata e appassionante del momento clou dei festeggiamenti e quindi l'inizio della festa è iniziata, ci siamo, da questo momento la città di Pagani ma l'intero Agro Nocerino Sarnese in festa e raccoglie una popolazione che va al di là dei confini. Mi dicevano adesso fuori onda che ci sono presenze dall'Ucraina, dalla Russia, dalla Spagna, dalla Francia, c'è un gruppo di francesi che è già qui e che domani sarà presente all'interno di un cortile, di un tosello per un gemellaggio culturale. A loro verrà spiegata la festa, verrà raccontata, verranno... ecco, fate degustare le pietanze della tradizione ed è davvero bello che poi al di là, oltre confine, si possa portare tutto questo, quello che si vive in un piccolo centro di questo paese chiamato Italia, Fiorentino. Ecco, un piccolo centro che oggi è diventato un grande centro. Oggi non siamo una cittadina, oggi siamo la città del mondo, sarei dire, mi si perdoni la presunzione dell'espressione, però veramente siamo al centro, oggi Pagani è al centro della religione e della cultura e questo fatto ci inorgoglisce, non può non inorgoglirci, vedere tante cose, vedere tante persone. Io ho visto un amico che sta a Milano e non vedevo da diversi anni, è venuto, sono venuto per la festa, ha detto, ci mancavo da troppi anni. Ecco, questo che significa? Significa proprio quella forza. O se ne parlerei, sono un poco blasfemo, ma la Madonna fa un poco da calamita, nel senso che attira le nostre anime e le nostre coscienze e noi ci sentiamo felici di essere attirate, ci sentiamo felici di far parte di questo mondo che, ripeto, anche se per 4, 5, 6 giorni è il nostro mondo e ci riporta a quello che eravamo. Ecco, è bello sentire, e lo sentirete sicuramente anche voi da casa, il suono delle tamborre che per tutti questi giorni, senza soluzione di continuità, si ascolterà per le strade della città di Pagani. Questa voglia anche degli amatori di suonare, di acquistare questi strumenti semplici della tradizione musicale per portarli a casa e provarci, quindi anche all'interno delle abitazioni. Intanto, per continuare un po' a descrivere il clima che si vive in questa città, va detto che al di là delle presenze dei tanti che affollano e affolleranno le strade della città di Pagani, c'è anche un'attenzione mediatica di notevole interesse e attenzione. Ci sono telecamere e macchine fotografiche un po' ovunque per documentare questi momenti, per documentare i particolari della festa, che sono i colori, al di là dei profumi che si sentono nell'aria e appunto, come vi dicevo, della musica che si ascolta, di questo ritmo incessante che c'è. E poi ancora da evidenziare la presenza degli amministratori delle città vicine, c'è l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore,
che non ha fatto mancare la sua presenza con il suo stendardo, c'è l'amministrazione di Cava dei Tirreni, c'è il presidente della provincia, ci sono degli esponenti politici e sindaci della zona che non vogliono mancare questo appuntamento che ha la sua rilevanza, la sua importanza. Ecco Piero, volevi vogliamo io dei politici non voglio parlare stasera, allora io dico, ricordiamo che Pagani domani non sarà una città di 36.000 abitanti, sarà una città di circa 120.000 persone. Domani spazio per le auto, è chiaro, domani e dopodomani, spazio per le auto non ce ne sarà, i parcheggi saranno tutti quanti utilizzati, ma la cosa bella che domenica prossima, cioè giorno della processione, nelle case dei paganesi ci saranno ospiti provenienti da tutte le parti della regione e dell'Italia. E ancora, e fammi fare un poco di Cicero Prodomo su Aurora, noi siamo visti in questo momento da migliaia, migliaia e migliaia di persone sparpagliate in tutto il mondo. Se volessi dire solamente le persone che mi hanno chiamato, che hanno i parenti nel nord dell'Italia o in qualche altro paese dell'Europa, veramente diventerei, insomma, oserei troppo. Ma la verità è che ci stanno vedendo in questo momento migliaia di paganesi, di cittadini dell'Agro, che hanno desiderio di vedere questo momento, che questo è un momento di gioia, è un momento di allegria, è un momento, come ha detto Fiorentino prima, di appartenenza. Io ci sono, ma per dirti Auri, io alle 4 stavo a Calvanico ad un matrimonio, non era solo per la televisione, ma perché dentro di me ci dovevo essere. Sei precipitato. Ecco, io volevo anche raccontare un altro aspetto, al di là che chiedo al collega anche Carmine Torino di raggiungerci qui in postazione perché ha seguito particolarmente il programma così come verrà articolato in questi giorni, quello diciamo standardizzato, perché poi diciamola tutta, questa è la festa della spontaneità, quindi per quanto viene e venga regolamentato con gli orari del programma religioso e con gli appuntamenti di un programma civile che pure è stato allestito, molto viene lasciato alla spontaneità di chi danza e chi balla, di chi cucina all'interno dei cortili, sia nei cortili ma anche e soprattutto nei toselli che vengono allestiti e che aspettano il passaggio della Madonna. Sì, è tutto spontaneo, non c'è niente di preordinato, non c'è niente di preparato. Oserei dire che la vita all'interno dei cortili, all'interno dei toselli, si snoda così al momento, all'istante, come viene. In un posto possiamo vedere che si canta, che si balla, in un altro che si mangia, in un altro dove c'è la commissione tra i due elementi del cibo con il canto, c'è qualcuno che prega, c'è. Abbiamo un poco di tutto e questo un poco di tutto, ripeto, e nasce a caso, senza nessuna, se nessun ordine. Cretino, vogliamo raccontare in questo momento cosa accade all'interno della chiesa? È una forma di devozione alla Madonna. Sicuramente, debbono andare a salutare la Madonna, anche perché bisogna dirlo, non l'abbiamo detto ancora, che tra una settimana la statua della Madonna sarà rinchiusa e quindi sarà possibile rivederla solo con l'apertura del santuario l'anno prossimo. E quindi c'è quest'ansia, questo anelito che nasce spontaneo sulle labbra, sui cuori. Adesso dovranno, appena le acque si saranno un poco calmate, c'è il canto del Magnificat, subito dopo inizierà la celebrazione della Santa Messa. Noi ovviamente seguiremo in diretta anche questo attraverso le frequenze di Telenuova 2 a partire dalle 19, quindi staccheremo sulla rete principale per dare la linea al Telenuova 2 che seguirà il momento religioso vero e proprio. Intanto, a proposito di visualizzazioni, è pur vero che in questo momento in ogni parte del mondo gli appassionati e quelli che hanno origini in provincia di Salerno, nell'Agro Nocerino Sarnese, che sono fuori, che vivono fuori, che ormai hanno fatto scelte di vita diverse, sono incollati ai loro monitor per seguire, ma è anche vero che questa diretta televisiva sta permettendo
a cittadini, a persone che sono arrivate qui a Pagani e che non sono riuscite ad arrivare per la calca in piazza, di poter vedere questa diretta televisiva nella piazza accanto, in piazza Corpo di Cristo, dove è stato allestito un maxi schermo sintonizzato proprio sulle frequenze di Telenuova. Piero Califano voleva aggiungere qualcosa, poi devo sentire. Devo aggiungere che mi sembra che a settembre, quando c'è il triduo alla Madonna, mi sembra che aprano la teca i confratelli per far vedere la Madonna, solo in quell'occasione, poi se ne parla l'anno prossimo. Ma è all'interno della teca. No, rimane, non viene esposta, insomma. E allora, dicevamo di un programma che c'è innanzitutto religioso, abbiamo detto del canto del Magnificat, Carmine, e poi della celebrazione religiosa. Domani mattina invece ci sarà il vescovo della diocesi. No, il vescovo ci sarà domenica mattina con l'uscita della statua. Domani mattina ci saranno quattro messe, una alle 8, un'altra alle 9, un'altra alle 11 e un'altra alle 19 per quanto riguarda il programma religioso. Poi domenica con la messa delle 8 di Sua Eccellenza Monsignor Giudice con i preti della Forania di Pagani, ci sarà la messa, poi l'uscita della Madonna e poi di sera dalle 21 il corteo di ritorno in chiesa. Lunedì mattina ci sarà di nuovo messa, poi ci sarà comunque una settimana di predicazione a cura dei redentoristi, ci sarà padre Luciano Panella che predicherà per tutta la settimana. Ovviamente molto grosso e robusto sarà anche il programma civile, domani ci sarà l'infiorata, in piazza ci sarà anche la Federazione Italiana Cuochi che darà a chi vorrà un piatto di tagliolini al ragù. Che è il piatto... Quale zona della città? Dove siamo adesso? Piazza Municipio, domani a partire dalle ore 12 la Federazione Italiana Cuochi sarà qui in piazza, sì, domani sabato sarà in piazza, ci sarà anche la città di San Valentino che omaggerà la città di Pagani con una infiorata particolare e poi dopo ovviamente domenica ci sarà quel grande evento che tutti attendiamo 365 giorni l'anno, che è la processione della Vergine per tutte le città di Pagani. Lunedì le strade della città.